premi intitolati a Vincenzo Crocitti, l'indimenticato attore scomparso nel 2010. Vediamo com'è andata con Luciano Ragone. Far emergere artisti poco noti e riconoscere l'indiscussa carriera di quanti, con la loro attività, hanno fatto e continuano a fare la storia d'Italia nell'ambito della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dello sport. Questo è quello che si prefigge il premio intitolato Vincenzo Crocitti, indimenticato e indimenticabile attore e protagonista di grandi film, come Un borghese piccolo piccolo con Alberto Sordi, e di serial televisivi di grande successo. Ho deciso appunto di dedicargli questo premio anche per dare la possibilità a giovani artisti emergenti per potersi far vedere e soprattutto esternalizzare le proprie passioni artistiche a chi ci segue, insomma. Quest'anno il prestigioso riconoscimento è andato per la sezione estero all'attore spagnolo Iago García Pérez, protagonista della telenovela Il Segreto, mentre Alessandro Borghi, che ha partecipato a pellicole come Suburra e Non essere cattivo, è stato proclamato attore rivelazione dell'anno. Fra i premiati anche Monsignor Marco Frisina, Milena Miconi, Eleonora Vallone, Enzo Garramone, Monica Ward, Federico Campaiola, Matteo Montalto, Irma Testa ed il campionissimo di pugilato Nino Benvenuti, che ci racconta com'è il suo rapporto con il cinema. Idilliaco, perché a parte l'aver fatto anche un paio di film che mi hanno dato molta soddisfazione, il primo è stato quello importante con Giuliano Gemma, credo forse 66-67, Vivi o preferibilmente morti, diretto da Duccio Tessari. È stato un film molto 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 bello che mi ha dato la possibilità di capire come si stesse di qua dalle camere, diversamente da come ci stai facendo pugni. È stata ospite